Agricoltura e sostenibilità, ma soprattutto quale sarà il futuro di un settore definito primario e che porta con sé sfide importanti per la salute e la vita di tutti noi. Se ne parlerà in Toscana, a Firenze, nel corso dell'atteso G20 dei ministri dell'agricoltura dal 16 al 18 settembre. Ma le occasioni di approfondimento inizieranno molto prima, con un calendario ricco di eventi che mette bene in luce il contributo che possono dare l'esperienza e la storia della Toscana. Credo che la scelta della regione toscana sia stata la scelta giusta per realizzare il G20 e l'agricoltura. Le tematiche che il G20 porrà prima di tutto saranno la sostenibilità, la compatibilità ambientale, uno sviluppo delle filiere corte, quindi il farm to fork, ma anche una coalizione, la food coalition, proprio per riuscire a raggiungere l'obiettivo fame zero nel mondo, ma tutto questo dando un contributo importante anche ad un'agricoltura sempre più attenta all'ambiente. Il programma di eventi promosso dalla Regione con il Comune di Firenze è stato presentato a Palazzo Vecchio. Il calendario è disponibile sui siti di Comune e Regione. Progetti che riguardano l'educazione alimentare, ci saranno iniziative in tutte le scuole. Abbiamo anche intenzione di lanciare il progetto di un orto per ogni scuola della nostra città. Abbiamo progetti legati all'ambiente, alla biodiversità, al territorio, con un'attenzione all'apicoltura urbana, con allestimenti che lasceranno tutti di stucco nelle nostre piazze più belle, Piazza Santa Croce, Piazza del Duomo, dove daremo la scena alle piante, alla vegetazione, alla biodiversità. Ampio spazio anche alla cultura, con la partecipazione attiva dei Musei Civici Fiorentini, degli Uffizi della Fondazione Cassa di Risparmio. Ci saranno quindi mostre, visite tematiche e percorsi inediti a Villa Bardini e al Giardino di Boboli. Grande contributo anche da parte dell'Accademia dei Giorgofili, che da quasi 3 secoli si impegna a divulgare le nuove scoperte in campo agricolo e che il 6 settembre aprirà una settimana di convegni e incontri tecnico-scientifici con i principali esperti mondiali. Saranno tutti momenti di approfondimento e di riflessione che partono da una constatazione. Molto è cambiato a causa della pandemia e proprio dall'agricoltura è possibile ripartire. Sono i mesi in cui stiamo uscendo dal lockdown e ci rendiamo conto che nel trend positivo dell'economia italiana e dell'economia toscana l'agricoltura sta esercitando una funzione trainante, addirittura più che come agricoltura, come agroalimentare, ovvero come raccolta del prodotto e trasformazione nella capacità poi di diventare oggetto di esportazioni che stanno trainando il paese. Io ritengo che il vino, l'olio, alcuni prodotti dell'agricoltura particolarmente innovativi sul piano della sostenibilità e del rapporto con la terra ci danno il senso di quanto l'agricoltura sia importante in una visione del mondo dallo sviluppo sostenibile e dal rispetto dell'ambiente.